per Disco Becker. Si è fatto pigliare il tempo questa volta all'Empire, ha pigliato troppo, d'altro canto è abbastanza normale un giocatore che per muoversi dalla linea di fotocampo. Devo dire che Becker nel tie break ha risposto benissimo. Match point. Passa da prima. Sì, ha paura, Becker in questo istante, non c'è dubbio. Land no, Land forse meno. Tirare queste bombe su match point ci vuole un coraggio pauroso. Io sono ammirato. Sì, anch'io sono ammirato. Però Becker non trova più l'apertura per andare avanti. Però dove gli gioca quell'altro? Hanno rallentato tutte e due davanti però. E questa volta il nastro restituisce a Becker il punto più importante. Sembra quasi un atto di giustizia divina, mentre uno spettatore corre in campo a buttare sulle spalle di Boris Becker la bandiera tedesca. Sette punti a cinque nel tie break del quinto set. È partito! Butta in tribuna la sua raggetta. È stato un finale un pochino così, ma bisogna dire che, ripeto, Becker è stato restituito dalla sorte. Sì, sì, un finale cinematografico, perché un finale un po' alla Francapra, ma... 4 ore e 43 minuti di gioco. Ha vinto dunque Boris Becker, che vince così il suo primo master per 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6. Alla fine Becker ha messo in tasca i due tie break, dimostrando la sua qualità di saper giocare i punti importanti. Ha vinto il tie break del secondo set per 7 punti a 5, ha vinto ancora per 7 punti a 5 quello decisivo. In ogni caso una partita davvero straordinaria.